Gianni Colacione, siamo al 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano, terza giornata. Ormai in serata siamo in compagnia di Alex Orloschi, che io simpaticamente chiamerei uno smanettone perché è anche un geniaccio. Uno spippolone, dicono anche, cioè nelle zone emiliane spippolo con l'internet. Provieni dall'Emilia da dove? Da Parma. Perfetto, da Parma. Un parmigiano, quindi qui un radicale di Parma. Con gran pragmatismo, io ci ho parlato altre volte, che viene in un congresso, arriva in un congresso dove c'è una, insomma, certi attriti, una polemica oggi un po' formalizzata in questa intervista, in questa conferenza stampa, scusate, di Marco Pannella. Tu che cosa pensi di tutta questa diatriba? Allora, questa è una bella domanda, dice che torniamo un po' fuori. Io sono radicale italiano e bellissime le lotte del PRNTT, queste cose. La forza dei radicali sono i militanti, sono in questo momento 1000 iscritti, che sono pochi, sono quelli che raccolgono le firme quando serve. Io sto sotto la pioggia anch'io a raccogliere firme, quindi la forza è Radicali Italiani. Radicali Italiani non ha fondi, c'è un meccanismo della galassia che fa in modo che Radicali Italiani non si possa sviluppare, e per questo la proposta che ho fatto oggi è stata quella di creare un ufficio di 5 persone, che tra l'altro alcune sono anche all'interno di Torre Argentina, magari non con propriamente lavorando per Radicali Italiani, e esperti esterni come me, che ho un'agenzia di comunicazione internet di cui facciamo anche campagne politiche all'estero per altri partiti, diciamo, e sempre dell'area liberale, e quindi portare più iscritti digitali, portare finalmente il liquid feedback che da 3 anni che lo chiediamo, creare uno strumento di aggregazione di tutti i radicali indistintamente dalla loro età e dalla loro zona geografica, e abbassiamo così anche il CO2 e l'inquinamento, perché se non dobbiamo presenziare tutte le volte, qua ci siamo 200 persone iscritti su 1000, gli altri 800 cosa stanno facendo? Potremmo votare anche loro e partecipare online. Abbiamo i mezzi tecnologici, noi li mettiamo a disposizione gratis, non abbiamo chiesto fondi al partito, però io vorrei portare 2.000, 3.000, 4.000 iscritti nuovi, chiamiamoli e-radicals, radicali elettronici, radicali internet, giovane forze di quelli che possiamo mandare ai banchetti, che possono amplificare le nostre notizie, i nostri temi, le nostre battaglie. Abbiamo bisogno di forza nuova, forze nuove, scusate il lapsus, abbiamo bisogno di forze fresche, è stata bruttissima. L'ottica di unione laica delle forze, insomma. sì, questo è stato terribile. E quindi di giovani ragazzi, perché abbiamo proprio bisogno, diciamo, della manodopera locale sui banchetti, che è quello che è la forza del nostro partito. E quindi la mia proposta è stata, abbiamo avuto grandi successi con le lotte di Vaticano Pagatù, ha funzionato molto bene le campagne online dell'associazione Coscioni, c'è ostracismo all'interno di Torre Argentina verso la forma digitale elettronica di propaganda, che invece funziona tantissimo. Abbiamo un partito che è il Movimento 5 Stelle, che secondo me fa del populismo, non ha dei grandi temi come ci abbiamo noi, e ha utilizzato anche la cassa di risonanza dell'autorità carismatica di Beppe Grillo, però vi posso assicurare che noi, molti dei compagni radicali, abbiamo tecnologie e sistemi che sono anche più veloci di quelli che potrebbe avere Casaleggio, usiamoli, siamo qua, siamo tutti assieme, facciamo andare avanti questa macchina. Però, come ho detto, Pannella, cioè, io voglio tanto bene tutto, però non è la forma adesso di portare avanti un partito. Per me il prossimo partito delle elezioni deve essere Radicali Italiani, non deve essere rosa nella zucca, rosa nel pugno, amnistia, giustizia, atei, credenti e non credenti. Cioè, stiamo confondendo anche l'elettorato. Cioè, se noi mettessimo solamente la nostra rosa con Radicali Italiani, cioè, senza fare nulla, la gente ci riconosce un'altra volta, perché a volte il problema è che sulle liste con 2000 simboli non ci riconoscono, c'è anche la semplificazione del messaggio. Il valore del brand. Abbiamo un brand, usiamolo, perché dobbiamo confondere l'elettorato? Cioè, poi anche una cosa, teniamo anche una linea politica corretta. Io mi considero socialista e liberal democratico socialista liberale, diciamo, perché credo che la democrazia sia molto antidemocratica in alcuni casi, specialmente quando c'è un controllo dei media come abbiamo in Italia, cioè non è una vera democrazia quella a cui stiamo assistendo. Però sappiamo che siamo vicini a una parte più sociale, liberale, stiamo da quel lato lì, non confondiamo l'elettorato, perché sennò alla fine ci sputano anche in faccia quando andiamo a passare a raccogliere le firme. Io sono un po' stanco su quello, cioè, sputacchi non presi parecchi, vorrei cominciare a essere tranquillo.
grillo. Senti Alex, queste tue proposte, questa cosa dell'ufficetto con 5 persone stai formalizzando in una qualcosa, in una mozione, una mozione particolare, una raccomandazione? No, allora adesso l'unica mozione che stiamo presentando con gli altri ragazzi di Pavia e con Federico Alessia è sul fatto che c'è la violazione, secondo me questo congresso è da invalidare il voto per il fatto che c'è una violazione dell'articolo 9.1 dello Statuto dei Radicali Italiani che dice che tutti gli iscritti hanno diritto al voto elettronico. Non importa se una persona non possa venire, se abbia problemi di trasporto, no, qualunque persona, un lavoratore normale, io conosco gente, anche io ho pagato a rate la tessera, e per cui c'è gente che a volte per me è stato un costo, io ho speso una bella cifra a venire qua, tra benzina, hotel, ok, dicono non è tanto, sì, però non è che tutti possiamo venire qua sempre, e per cui perché gli altri compagni non hanno il diritto di voto della dirigenza, dei segretari, eccetera. Dobbiamo darlo a tutti, per cui secondo me questo segretario che nasce adesso potrebbe essere invalidato. Non vogliamo creare dei problemi al congresso perché ha già avuto dei costi. Io sono anche per l'abbattimento dei costi e della tessera. Io continuerò a pagarmi 200 euro sempre, a metterne anche di più se serve, però dobbiamo avere nuove persone che entrano, evito di dire nuove forze, che e anche a 20 euro, cioè che abbiano diritto di voto fino a un certo punto. Per votare i dirigenti, i segretari e le tesoriere serve essere iscritti a full, alla tariffa piena, poi poter partecipare al dibattito e avere anche l'orgoglio partecipativo di dire io sono un radicale, cioè perché non entrare con 20 euro? Non lo capisco, perché non dobbiamo essere un partito di elite che sono investiti dai 500 ai 1000 euro all'anno in questo partito e non puoi far parte dei radicali? Abbiamo rimbalzato un sacco di giovani, abbiamo rimbalzato. Cioè Agostino, che è uno dei nostri, e finalmente quest'anno è riuscito, perché ha trovato un lavoro fisso, è riuscito a pagare la tessera, ma per 2 anni veniva a quel congresso con quel cartellino verde senza essere tesserato, perché erano tanti soldi anche per lui. Cioè già venire qua era uno sforzo economico, e di gente così ne ho vista tanto, perché non possiamo essere un partito d'élite? Cioè, no. Alex, dove possiamo leggerti su internet? Dove possiamo conoscerti, avere contatti? Mi potete seguire tranquillamente su Facebook, Alessandro Orloschi, e poi ho un'agenzia che si chiama Yulovom, che c'è qualunque bisogno, cioè qualunque aiuto abbiamo bisogno, i compagni radicali siamo sempre disposti a dare consigli, anche a prestare dei tools che noi utilizziamo che sono molto molto costosi. Abbiamo dei tools che costano anche 25.000 euro all'anno, solo a noleggio di server che controllano il sentimento dei messaggi su Twitter, su Facebook, sui blog, identifichiamo gli influencer, per cui in campagne di un certo tipo sono molto importanti questi tools, sono tools avanzatissimi, siamo una piccola NSA legale che lavora in questo campo. Questi tools noi li lasciamo gratis al partito per portare avanti i nostri temi, per cui organizziamoci però per avere un coordinamento, perché sennò poi diventa difficile essere uno o due persone senza avere l'approvazione da parte dei dirigenti rispetto a quello che possiamo fare. Grazie Alex Orloschi e buon congresso. E grazie al lavoro che fate, che è un esempio che hai spento già? No? Va? È un esempio che senza 10 milioni di euro si possono fare un sacco di cose. È vero. Grazie.